Oh, che belle cose, queste cosine natalizie. Che il nostro Albert, che c'ha un po' la fisionomia anche, cioè nel senso, se la barba c'è, un po' cortina ma c'è. Vabbè, quello ti mettiamo il berretto rosso, non si nota che non c'hai i capelli. Ti mettiamo un po' di cuscini legati attorno alla vita con funicelle, e sei pronto. Cioè, capito? No, vabbè, la physique du roll ce l'ho più io, eh. In effetti qualche volta mi è capitato di farlo per amici e quant'altro. Va bene, visto che siamo in due oggi, giusto come possono notare coloro che sono davanti alla televisione, c'è un sorriso smagliante accanto alla mia faccina solita, ne parliamo tra pochissimo, ma direi di iniziare nel più classico dei modi, ovvero sia con la sigla. Allora, direi a questo punto di presentare il personaggio che è accanto a me, perché non sembri il tipo, quel tipo che va dietro alla gente, che adesso è un po' fuori gioco, no? Quello che andava dietro ai giornalisti e faceva ciao mamma, adesso l'hanno tolto per un po' di circolazione. Quindi non si tratta di lui, ovviamente, si tratta di un esperto, Giovanni Raimondi, che è biologo e che è collaboratore dell'Acquario di Livorno. Buon pomeriggio intanto, Giovanni. Buon pomeriggio a tutti. Allora, esattamente, tu sei biologo. No, quindi di cosa ti occupi all'interno dell'acquario? Qual è il tuo incarico? Allora, io all'interno dell'acquario mi occupo nel ruolo di acquarista, ovviamente, di cibare e assistere tutti i nostri ospiti. Quindi... pinnuti, ecco. Con le pinne. Quindi tu sei quello che si assicura che mangino. Sì, assolutamente. E poi faccio anche un po' da portavoce per quelli che sono i progetti che porta avanti la nostra società, la Coast Edutainment, per quanto riguarda sia l'educazione ambientale che la sostenibilità delle risorse ittiche. Perfetto, e di questo proprio che parleremo oggi, in particolare di un progetto che si chiama Mare da Mare, che si rivolge alle scuole. Io intanto vi ricordo quali sono i nostri recapiti, che sono sempre quelli, ma ci pagano, anzi non ci pagano per dirveli. Vabbè, comunque insomma siamo qua per dirveli. Il nostro sito è radioflash.info, il nostro gruppo Facebook è Radio Staccato Flash, così come la nostra pagina fan. Se volete mandarci un'email potete farla diretta a @radioflash.biz. Se volete mandarci un Twitter abbiamo anche quello, non ci manca niente. Il nostro contatto è Radio Flash Radio. Parliamo di un progetto che si chiama Mare da Mare e naturalmente vogliamo sapere da Giovanni Raimondi, biologo, collaboratore della Acquario di Livorno, esattamente in cosa consiste questo progetto. Te lo presenti tutto te, dai. Allora, il progetto Mare da Mare è un pacchetto formativo rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Un pacchetto molto importante perché la cosa che vogliamo far capire che la provincia di Livorno è molto forte, delle strutture fortissime a livello dell'educazione ambientale riguardo il mare. Sarà una 3 giorni proprio in totale immersione nel mare e nelle sue creature. All'acquario di Livorno, nella fattispecie, verranno a conoscere gli ecosistemi e gli ambienti del mar Mediterraneo, un mare estremamente ricco di biodiversità, più di quanto si possa pensare. Successivamente poi potranno andare all'Istituto Biomare di Piombino e poi anche al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. All'Acquario di Livorno, oltre ad avere quindi una visita guidata molto dettagliata, potranno anche vedere quello che è il nostro percorso dietro le quinte, ovvero sapere tutto ciò che serve per fare il mare all'interno di una vasca. Infatti le nostre vasche non sono delle semplici vasche, ma delle piccole porzioni di ecosistema marino. Immagino che sia un bel lavoro, insomma, riprodurre anche queste... Da cosa si parte poi? Cioè, quali meccanismi ci sono all'interno delle vasche? Dimmene uno, cioè, sì. per dire un... Allora, praticamente all'interno di una vasca bisogna far sì che l'acqua sia sempre pulita, per cui è molto necessario avere dei... Un po' come succede in mare. Certo, assolutamente, in mare ci sono le ribecciate, in vasche invece ci sono le pompe, i filtri che contribuiscono a pulire l'acqua. E quindi abbiamo dei filtri meccanici che setacciano ovviamente l'acqua,
acqua, da ovviamente tutto il particolato solido che ci può essere, dei filtri biologici che fanno quello che sono i cicli biologici presenti anche in natura, quindi come il ciclo dell'azoto, per andare a demolire queste molecole tossiche e ridurle a molecole che sono, abbiano una tossicità inferiore. E poi abbiamo anche tutto un apparato di luci che simula il sole, perché non bisogna dimenticare che il fotoperiodo è molto importante per dare la stagionalità agli animali, anche in acquario. Certo, per stimolare il loro ciclo naturale, che altrimenti non sarebbe... Assolutamente. Non sarebbe facilitato. Sì, sì, sì. Va bene, senti, tra poco ti chiederò anche poi come si inserisce più ampiamente questo progetto nel ruolo educativo che ha l'Acquario di Livorno, più in generale Costa Edutainment, perché comunque abbiamo detto che questo progetto è rivolto in particolar modo agli studenti di quelle che una volta, se non ho capito male, di quelle che una volta erano le medie e le superiori. Assolutamente. Adesso sì. C'è questa terminologia che non si capisce. Secondarie bene. Di primo e secondo grado. Sì, sì, che una volta erano le medie e le superiori. Sì, perfetto. Sì. Siamo qui con il dottor Giovanni Raimondi, collaboratore dell'Acquario di Livorno, biologo che ci ha anche un po' svelato qualche segreto delle vasche dove sono contenuti gli animaletti, diciamo così. Adesso però gli chiediamo, insomma, questo progetto Mare da Mare, che come abbiamo sentito si sostanzia praticamente di una gita scolastica di 2 o 3 giorni a seconda poi dei pacchetti, no? Che sono un pacchetto da 3 giorni e un pacchetto da 2. Ma esattamente come si inserisce poi questo pacchetto nella mission un po' dell'Acquario di Livorno e di Costa Edutainment in generale, che è poi quella educativa? Allora, il pacchetto Mare da Mare, all'interno dell'Acquario di Livorno, soddisfa pienamente quella che è la mission dell'Acquario di Livorno, cioè quella di fare educazione attraverso un intrattenimento intelligente. Infatti, edutainment deriva proprio dalla unione di due parole, education and entertainment. Quindi, diciamo, questo divertimento educativo è il fil rouge di tutte le nostre attività che facciamo, diciamo, in acquario. È molto importante, infatti, questo tipo di approccio proprio per avere la sicurezza che i messaggi che vogliamo lanciare agli studenti passino sempre e in maniera anche molto rapida e indolore, direi. Indolore. Quindi, perché indolore? No, indolore mi... perché alla fine è attraverso i pesci, attraverso lo studio vivo, del vivo, insomma, il loro contatto, che i ragazzi possono apprendere l'importanza di dover salvaguardare il nostro ecosistema e soprattutto il mare, visto che parliamo di mare. Anche perché io già quando ero ragazzino e quando c'era il vecchio acquario, no? Che insomma, che era che quello che poi è diventato quello che è oggi l'Acquario di Livorno, la struttura è sempre quella, è stata un pochettino remixata, ma un bel po', direi. Comunque già allora il concetto era quello, cioè noi i pesci li vedevamo o sui banchi del mercato, perfetto. Oppure non avevamo idea che un tempo potessero essere stati anche vivi. Certo. Oggi i ragazzi di oggi, secondo te, è lo stesso? Cioè, per esempio, io ho una nipote di 12 anni e fortunatamente è stato possibile portarla in campagna e dirgli: questa è una mucca, sai che è qualcosa di diverso dall'hamburger? Certo. Secondo te questi ragazzi arrivano a capire che oggettivamente questi animali sono gli stessi che poi eventualmente alcune razze, non tutte, se si ritrovano poi nel piatto? Noi purtroppo abbiamo avuto anche un'esperienza di bambini che credevano che il tonno nascesse già nelle scatolette. È lì che voleva arrivare. Purtroppo sì. Infatti questo è il grande compito di noi biologi degli acquari, proprio perché attraverso l'acquario si può conoscere l'animale vivo. L'animale vivo che va preservato e va conservato, e questa è la grande mission che hanno tutti gli acquari e gli zoo del mondo, di far vedere alle persone appunto gli animali vivi proprio per sensibilizzarli nella loro protezione. Certo, anche perché poi immagino che si vada anche su un discorso di metodi di pesca, per dirne una, cioè nel senso, assolutamente, un conto è pescare in un modo, un conto è pescare in un altro. Certo. Infatti proprio di questo poi parleremo anche del progetto che portiamo avanti, che è appunto il Mr. Goodfish,
all'interno dello stesso pacchetto Mare da Mare, perché i ragazzi verranno anche sensibilizzati attraverso cene tematiche ed altri tipi di attività, come ad esempio il giro dei fossi in battello. Vedranno tutte le parti dedicate ai pescatori, avremo ospiti presto anche la cooperativa Itinera, sì, e i ristoranti dove appunto si faranno queste cene a tema, per far conoscere ai ragazzi anche il modo giusto di mangiare il pesce giusto nella giusta stagione. Ecco, ma poi è difficile far mangiare in assoluto il pesce. Assolutamente. In collaborazione con Slow Food abbiamo fatto anche tanti laboratori in cui i bambini, una volta magari preparato il pesce da friggere, lo lasciavano lì perché tanto loro a casa non l'avrebbero mai mangiato. Ho capito. Perfetto. E quindi insomma è molto importante invece educare i ragazzi al consumo del cibo sano, nutriente e soprattutto che faccia molto bene a loro. Un giorno la faremo, una rubrica dal titolo ironico: a Livorno non c'è nulla. La tipica frase che noi a Livorno usiamo per... E vabbè, no, comunque abbiamo parlato veramente di una rete di soggetti incredibile che avremo modo di conoscere sempre di più nel corso dei prossimi giorni, insomma, perché ci saranno altri tasselli di questo progetto che si chiama Mare da Mare. Però adesso vogliamo parlare anche di un altro aspetto di questa questione, ed è perciò che prima vi avevo fatto vedere, adesso ci riprovo a farvelo vedere questo affare, eccolo qui, che è un adesivo che viene dato ad alcuni esercizi che si convenzionano per questo progetto che si chiama Mr. Goodfish. Allora, a Giovanni Raimondi, biologo, come si diceva, collaboratore dell'Acquario di Livorno, chiedo intanto di presentarvi un attimo questo progetto Goodfish. Il progetto Mr. Goodfish è un progetto internazionale finanziato da Hawk Foundation, che è questa fondazione internazionale che finanzia questi progetti sulla sostenibilità dei consumi. In particolare in questo caso si parla del consumo ittico, consumo ittico che al momento è parecchio sfruttato, nel senso il mare è una risorsa che purtroppo non è infinita. Gli stock di pesci internazionali ormai stanno avendo dei grossi scossoni dalla continua richiesta da parte dei mercati, soprattutto esteri, e anche di alcuni metodi di pesca, insomma. E anche da alcuni metodi di pesca un certamente po' con le ruspe, diciamo, poco ortodossi, ecco, insomma, che diciamo non vanno a selezionare la taglia magari del pescato e non vanno nemmeno a selezionare il momento giusto in cui i pesci debbono essere pescati. Ma si fa così, un tanto al chilo. Infatti noi quello che vogliamo fare attraverso questo progetto è appunto parlare di stagionalità. In realtà appunto che cosa succede? Ogni mare ha le sue stagioni, perché anche gli stock di pesce si spostano all'interno del Mar Mediterraneo nel nostro caso. Esattamente come fanno le rondini che migrano, oppure infatti, queste migrano a loro modo. Ecco perché questo progetto noi adesso lo stiamo portando sia in Liguria che in Toscana, in Liguria con l'acquario di Genova, in Toscana con l'acquario di Livorno, e sensibilizzando tutta la filiera della pesca, quindi dai pescatori ai pescivendoli, ai ristoratori o comunque alla massaia che compra il pesce per cucinarlo a casa, vogliamo ricreare un calendario stagionale per le acque antistanti Livorno. Quindi stiamo raccogliendo dati tutti insieme, coinvolgendo sia le cooperative della pesca, sia le pescherie, sia i ristoranti, facendo un tam-tam, e facendo questo tam-tam tutti i locali, diciamo, che aderiranno a questo progetto esporranno questo marchio dell'esercizio convenzionato. Quindi aderendo un po' a questa politica di far sapere quando è bene mangiare questo tipo di pesce, quando... Che sono cose che i pescatori e i pescivendoli sanno perfettamente, perché anche quando la massaia va a comprare al mercato, nel momento in cui vede un pescato locale, di solito si tratta di un pescato abbastanza stagionale. Diciamo, non sono pescati stagionali quelli che vengono da fuori. Ecco. Certo. Per cui il consiglio è sempre quello di riuscire il quanto più possibile a fare dei consumi a impatto zero, quindi insomma consumare la materia prima locale sempre
e in ogni caso. Ecco, se un esercizio vuole aderire a questo progetto, come deve fare? Chi si deve rivolgere? Allora, si può rivolgere a noi all'Acquario di Livorno, oppure saremo anche noi che inizieremo sicuramente dal prossimo mese una campagna tam tam, porta a porta, proprio per coinvolgere i vari esercizi, e alla fine verrà fatto una sorta di Deplian da dare ai nostri visitatori, proprio per avere una sorta di mappa della città e della provincia in cui andare e trovare il pesce fresco giusto nella stagione corretta. Ecco, tra l'altro esiste naturalmente anche un sito internet, visto che ci siamo lo faccio rivedere così si nota anche il sito internet, che è www.mrgoodfish.com, giusto? Sì, sì, assolutamente. Per il momento gli esercizi convenzionati sono proprio quelli che fanno parte del progetto Mare da Mare, ecco, che erano esercizi convenzionati ad un precedente progetto che si chiamava Il Pesce Ritrovato, che è terminato quest'anno, ed ora sono, diciamo, i capofila di questo nuovo progetto, che sono poi il ristorante Montallegro Orlandi e il ristorante Bacco e la Volpe, che prossimamente saranno anche loro, sì, ospiti qui a Radio Flash, così avremo modo di conoscere più nel dettaglio. Va bene, comunque ricordiamo anche a questo punto il sito internet dell'Acquario di Livorno, che è Acquario di Livorno, sì, www.acquariodilivorno.it, e qui si trovano anche le informazioni anche su Mare da Mare, no? Perfetto, ringraziamo Giovanni Raimondi, collaboratore dell'Acquario di Livorno, biologo, che ci ha dettagliato un po' questa iniziativa. Naturalmente vi attendiamo alle prossime, insomma, anche voi dell'Acquario di Livorno. Arrivederci a tutti.